Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nel giardino del convento dei frati e a questo indirizzo di posta elettronica arrivano le vostre email, i vostri racconti. Ecco, un po' alla volta stiamo cercando di raccontare tutti i vostri racconti, tutte le vostre storie. Quest'oggi vogliamo raccontarvi di Raffaella. Raffaella che ci scrive e ci racconta quello che accadde proprio qui a San Giovanni Rotondo quando Padre Pio era in vita. Frequentava il quarto geometra, non ricordo se erano gli ultimi mesi del 67 o del 68. Un mattino entrò il bidello in classe e diede un foglio al professore che lo lesse a tutti. Si trattava di un seminario per il lavoro giovanile che era organizzato con i migliori studenti delle scuole secondarie di tre regioni e c'era anche la sua regione. Il seminario si teneva per tre giorni nella sala convegni di San Giovanni Rotondo proprio presso il convento. Ed io, scrive, ero stata scelta per questo, per il mio istituto. Saremmo andati in pullman, ne parlai con la mia compagna di classe con la quale ebbi un certo dialogo. Lei mi impaurì su un punto. Vedrai, quando andrai a San Giovanni Rotondo, lì c'è Padre Pio, vedrai cosa ti dirà. Ti prenderà male parole perché tu ti trucchi e porti la minigonna. Rimasi sorpresa perché per me non era peccato truccarmi o indossare la minigonna, anche se è vero, i sacerdoti non volevano altro che gonne lunghe al polpaccio e quindi viso ad acqua e sapone. E lei fece anche questo pensiero: beh, chi ha voglia di incontrare Padre Pio? Io vado perché mi manda alla scuola, appunto, va bene così. Per precauzione però non indossò la minigonna, in quei giorni solo pantaloni. San Giovanni Rotondo sistemarono tutti gli studenti, scrive, eravamo in tanti, in varie pensioni, si iniziò così il seminario, proprio presso il convento. Secondo giorno, sessione mattutina, a mezzogiorno i relatori ci salutarono per ritrovarci poi alle 14:30. Io non conoscevo nessuno, mi sentivo un po' a disagio. Allora attesi sola, tutti erano usciti dalla sala convegni per l'ora di pranzo, ma mi sentivo guardare, uno sguardo che pesava su di me, scrive Raffaella. Pensavo che qualche ragazzo volesse farmi qualche scherzo, ma non c'era nessuno, eppure qualcuno mi guardava. Vi era appesa una foto di Padre Pio. Lei racconta, una foto di Padre Pio accigliato. Lo guardai, pensai, perché un monaco, un frate, fa così? Perché ha quell'espressione sul volto? E feci per andarmene quando dalla porta entrò un bellissimo ragazzo, era un giovane molto alto, sembrava sui 25 anni, non si vedeva barba sul volto, era biondino, lineamenti fini, il suo volto sembrava quello di un bambino di 10-11 anni, era bellissimo, negli occhi però nessuna malizia, una bella ragazza impara presto a tutelarsi riconoscendo negli occhi l'intenzione del giovane, indossava un maglioncino di lana dai colori verde e arancio. Mi disse: signorina, se apre quella porta e sale le scale c'è Padre Pio che l'aspetta. Raffaella racconta che rimase sbalordita, riuscì solo a dire: ma a me? Sì, fece lui. Non ancora mi riprendevo dalla sorpresa, ricordando però le parole della mia amica di classe, pensai di scarpar via. Quando poi la porta si riaprì e il giovane disse ancora: signorina, vada, c'è Padre Pio che l'aspetta. Sì, sì, risposi, racconta Raffaella, cercavo la mia borsa, era una bugia perché la borsa era sulla sedia vicino a me, lui poi uscì nuovamente. Allora presi la borsa, pensando a cosa volesse da me Padre Pio, che non conoscevo, ma di cui si diceva già che era una persona santa. Socchiusi un secondo quella porta che mi aveva indicato e vidi una scala che portava in un luogo. Allora mi prese una specie di panico, rinchiusi piano la porta, aprì invece l'altra e uscì fuori. Il giovane non c'era, non poteva essere andato lontano, doveva essere ancora sul sagrato. Volevo chiedergli perché voleva vedere me, ma non c'era. Andai in chiesa, guardai, chiesa vuota, ma non poteva essere, non poteva aver percorso quella distanza. Insomma, era impossibile. Ci pensai un po', ma non arrivai a nessun tipo di conclusione razionale. Quel giovane, pur cercandolo con gli occhi, guardando tutti, poi anche quando nel pomeriggio si ripresero i lavori, chiesi in giro, ma nessuno mi seppe dire nulla. Del resto, fra tanti giovani che mi rispondevano, ma gli studenti erano diciassettenni, mi era sembrato che il giovane fosse una specie di segretario. Nessuno sapeva chi fosse. Dopo tantissimi anni, tante esperienze, tante vicissitudini, sono arrivata ad una conclusione razionale
secondo la fede, ossia senza fede non si può accettare. E certamente, conclude Raffaella, San Pio voleva consigliarmi sulla mia vita futura quel giorno, quando quell'uomo, quel ragazzo, quel giovane voleva che io lo incontrassi, mettermi in guardia da tante cose, conoscendo bene la mia ingenuità, perché i figli delle tenebre sono più astuti dei figli della luce. Mi voleva già bene, mi conosceva senza avermi mai vista, e quel giovane, secondo me, era certamente il suo angelo custode.